Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Nelle sedute finali dell'anno il Consiglio regionale ha approvato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione fino al 31 marzo 2016 e il bilancio di previsione 2016-2018 dell'Assemblea. Continua il trend di risparmio di Palazzo Lascaris con un'ulteriore riduzione sul 2016 di 3 milioni di euro. L'Assemblea ha poi approvato il provvedimento della Giunta che elimina parzialmente l'esenzione della tassa automobilistica sui veicoli ecologici, introducendo il pagamento, dopo 5 anni dall'immatricolazione e in misura ridotta tra il 20 e il 25%, a partire dall'aprile del 2016. Dure critiche dalle opposizioni. Il centrodestra ha abbandonato l'aula. Il Movimento 5 Stelle ha votato contro. Gianluca Vignale, Forza Italia. Pare paradossale che proprio nel momento di peggiore crisi dell'ambiente all'interno della nostra regione si tassino tutte le aree a minore emissione. E in secondo luogo perché assistiamo all'ennesimo aumento per più di 30 milioni di euro di tasse ai cittadini piemontesi. Davide Gariglio, Partito Democratico. Il Piemonte conferma di essere la regione più virtuosa in materia di bollo auto. La regione che più d'Italia va incontro ai possessori di veicoli B-Fuel, siamo oltre ogni altra regione italiana, questo è molto importante in materia di qualità dell'aria, in materia di incentivo alle energie rinnovabili. Un consiglio che ottimizza gli spazi e affronta con risorse umane ed economiche sempre più razionalizzate la sfida delle nuove competenze. Questo è il ritratto dell'Assemblea regionale presentato nel corso della consueta conferenza stampa di fine anno. Mauro Laus, presidente del Consiglio regionale. I numeri ci dicono che negli ultimi anni, nella comparazione del bilancio preventivo tra il 2013 e il 2016, il Consiglio regionale ha imboccato una strada lodevole e virtuosa, sia da un punto di vista della trasparenza, sia da un punto di vista di efficientamento delle risorse. È uscito il numero 4 del 2015 di Notizie, magazine della Regione Piemonte. Tra i temi l'accoglienza dei profughi, l'impegno quotidiano della polizia locale, le scuole di montagna, l'industria aerospaziale e l'eredità olimpica. Notizie è consultabile anche attraverso l'app e su Medium. Prosegue fino al 15 gennaio nella Biblioteca della Regione di Via Confienza 14 a Torino la mostra di presepi Anche qui è nato Gesù. In esposizione una cinquantina di natività provenienti da tutto il mondo. Hai problemi con i gestori di telefonia, internet, pay TV o cellulari? Il Corecom, Comitato Regionale per le Comunicazioni, offre un servizio gratuito di conciliazione. Numero verde 800 10 10 11. Ed è tutto. A risentirci alla prossima puntata. Buone feste! Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.